Grazie di essere intervenuti. Una conferenza stampa un po' inusuale come orari e soprattutto come giorni, che sono ancora per quasi tutti voi giorni di vacanza. Chiariamo subito una cosa: in effetti Utilizzo dello Facebook Stadio San è Francesco, c'è la sperato. schiarita tra Nocerina e Comune, con quest'ultimo che avrà in Gennaro Della Mura e Saverio D'Alessio i due rappresentanti che dovranno fungere da raccordo con la dirigenza rossonera per dirimere varie questioni, in primis quelle legate ai debiti accumulati dalla Nocerina, ma anche per effettuare con tempestività eventuali interventi necessari per rendere l'impianto più vivibile non solo per la squadra, ma anche per i tifosi. L'avvocato Francesco D'Angelo, amministratore della Nocerina, dopo il comunicato di ieri del sindaco Torquato, ha voluto indire questa conferenza stampa straordinaria per spiegare al meglio e nel dettaglio la situazione. È risultata doverosa in relazione alla missiva che abbiamo ricevuto dall'amministrazione comunale. E abbiamo, credo, ribattuto punto per punto quelle che erano le doglianze del sindaco. Ovviamente noi vogliamo essere costruttivi, quindi la finiamo qua come discussione. Mi auguro che il presidente Padovani possa di nuovo la settimana prossima incontrarsi col sindaco e chiarirgli anche di persona tutte le cose inopportune scritte in quella missiva. Ma i dirigenti rossoneri hanno voluto mettere i puntini sulle i su altre vicende, come quella legata alla denuncia dell'ex preparatore atletico Doria, che ha asserito di non aver ricevuto alcuni pagamenti. La risposta di D'Angelo è che secca. loro erano costretti col materiale a fare gli schemi in macchina, in una serie di 5 stanze si potevano accomodare. Questo signore ha fatto circolare questa lettera e oggi questa lettera va sui social, i tifosi che dicono che devono circolare perché noi non paghiamo, eccetera. Allora il signor Doria, poi vi do appuntamento col segretario, e come tutti gli altri tesserati, quelli che già sono garantiti e quelli che andremo a garantire, entro la fine di settembre-ottobre saranno pagati. Il signor Doria sarà pagato lunedì. Anche perché lui qua dice molte menzogne, mentre noi qua abbiamo le prove di quello che gli dobbiamo. Ma D'Angelo è tornato anche sulla questione del mancato ripescaggio in Serie C, vista la situazione venutasi a creare quest'estate, con la Nocerina che era risultata vincitrice dei playoff di Serie D, sarebbe bastato presentare la domanda di ripescaggio con le dovute garanzie economiche per trovarsi dentro. Ma il dirigente ha voluto spiegare la motivazione per cui ciò non è avvenuto. Fare il ripescaggio quest'anno, che poi non ho visto tutta questa folla di partecipanti Alla che si fine, sono una e mezza. addossati a fare il ripescaggio, di cui una e mezza, lo stesso Gravina, non più tardi di 2 giorni fa, ha detto che la seconda società ha presentato una polizza fideiussoria falsa. Poi non so Edoardo Chiacchio come è riuscito a farla riprendere. Però tutta questa folla di società, pur essendoci la possibilità, io non l'ho vista. Noi abbiamo fatto una valutazione economica. Mettere 300.000 euro a fondo perduto, indipendentemente se ci stavano o non ci stavano, e prestare garanzie fideiussorie per 550.000 euro, garanzie fideiussorie che non è che si fanno in fideiussione al mercato, ma fideiussione con garanzie effettive, significava una passività di circa 800.000 euro e farla pesare su una società giovane, 800.000 euro di disavanzi, che anche il più avveduto imprenditore ci avrebbe sconsigliato di farlo. Questo è per quanto riguarda il ripescaggio, che è la nostra valutazione.